Salve a tutti e bentornati su Strange Cases. Oggi affronteremo tre differenti situazioni, tre casi specifici che a mio avviso meritano un approfondimento serio. Il primo di questi fu messo in ombra da una situazione che visse più o meno nello stesso periodo e nella stessa zona. Sto parlando del 1947, quindi chiaramente quello che accadde a Roswell ebbe una risonanza mondiale e nascose in qualche modo tra le pieghe del tempo un altro caso altrettanto importante che perse completamente la possibilità di essere diffuso. È il caso di una doppia abduction, ma vediamo insieme il filmato. In 1947, the community of Corona, New Mexico experienced a strange event that caused confusion and sparked curiosity. The people reported a quick bright dot in the sky. Some reports estimated that the light was traveling as low as 1,400 feet and as fast as 300 miles an hour. 10 days later, on the morning of July 6, 1947, a rancher named Michael Bazell saw some peculiar debris on his way into town. That evening, Bazell decided to visit the site to investigate it. He told his family about his plans for the evening, expecting to be back the following day. Little did they know, this was the last time they would see Bazell. After 48 hours with no word, the family grew concerned. Worried, they drove to the site Bazell was expected to be in. He was nowhere to be found. The family called the authorities to file a missing persons case, and a statewide search was started. To this day, Bazell remains missing. An interview of William Bazell, Michael's son, was conducted by KOB News, July 24th, 1962. Half that memory of him leaving that afternoon, and all I can remember is feeling pain. I love my dad. He's the best dad someone I could ever have. He worked hard to give us everything. He told us he'd be back. Never would have thought that that would be the last time I ever seen. And it still haunts me to this day. We were scared. Mom and I wanted to move out of state as soon as we could, and she hasn't dealt well with the whole incident. She's been having nightmares for years. She calls out my dad's name in her sleep. He still might be alive today. And I hope he is. I'm just afraid of what he's gone through. Meredith Bazell, the wife of Michael Bazell, refused to be interviewed.
Mary! Yes, Dad? Can you give me the toolbox? I'm trying to fix something under the truck. I'm here at the garage. All right, I'll be there. Dad? 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 Where are you? Il secondo caso che andiamo ad esaminare è molto più recente, ma non meno inquietante del precedente. È il caso di Elisa Liam, una ragazza come tante, una studentessa canadese di origine asiatica, che scompare nel nulla da un giorno all'altro. Il suo ritrovamento fu del tutto casuale, proprio perché l'acqua che fuoriusciva all'interno di un hotel, il Cecil Hotel di Los Angeles, incominciò ad avere un colore veramente molto brutto e un sapore ed un odore insopportabili. Chiaramente scattò immediatamente un controllo delle cisterne che si trovavano sul tetto di questo hotel e in una di queste cisterne fu trovato il corpo della povera Elisa in un avanzato stato di decomposizione. Ovviamente le domande che sorsero alle autorità furono molteplici. Innanzitutto, come si era potuta infilare in quella cisterna e come era morta, visto che è impossibile pensare ad un suicidio per annegamento, ma soprattutto perché la cisterna era chiusa dall'esterno. Quello che rimane della povera Elisa Lam è sicuramente un video ripreso da una telecamera di sorveglianza all'interno di un ascensore di questo hotel che probabilmente ritrae i suoi ultimi attimi prima di morire. Un video molto strano dove la vediamo interagire con qualcuno che però la telecamera non riprende, parlare con qualcuno che la telecamera non riprende. E anche l'ascensore sembra avere un comportamento quantomeno anomalo. Ma guardiamo il video e poi trarremo insieme le conclusioni.
Le autorità preposte ad indagare su questo caso, una volta visionato questo video, decisero di vedere se dall'autopsia poteva risultare un uso di stupefacenti oppure di alcol, ma risultò tutto negativo. Si incominciò a speculare molto su questo video, si parlò di un abduction, si parlò di una possessione. C'è solo una cosa certa: fino al giorno prima Elisa era una semplice ragazza, una semplice studentessa con tutta la vita davanti. Da quel giorno in poi divenne uno dei tanti casi inspiegati fino ad oggi. Il prossimo caso invece ebbe una grandissima risonanza, prima sulle radio e poi sul web. Un video che sicuramente molti di voi avranno già ascoltato, ma che vale la pena di riascoltare. Stiamo parlando di una strana telefonata ricevuta ad una trasmissione molto famosa. La trasmissione radio a cui facciamo riferimento è chiaramente Coast to Coast, una trasmissione notturna di grandissimo successo che affrontava temi come il paranormale, l'ufologia, le abduction. Ebbene, nel bel mezzo della notte, il conduttore, lo storico Art Bell, riceve una telefonata quantomeno inquietante. Ascoltiamola e poi ne discutiamo insieme. Online, you're on the air. Hello. Hello, Art? Yes. Hi. I don't have a whole lot of time. Well, look, let's begin by finding out whether you're using this line properly or not. Area 51. Yeah, that's right. Were you an employee or are you now? A former employee. Former employee. I was let go on a medical discharge about a week ago, and I've kind of been running across the country. Oh man, I don't know where to start. They'll triangulate on this position really, really soon. So you can't spend a lot of time on the phone. So give us something quick. Okay. Okay, what we're thinking of as aliens are they're extra-dimensional beings that an earlier precursor of the space program made contact with. They are not what they claim to be. They have infiltrated a lot of aspects of the military establishment, particularly the Area 51. The disasters that are coming, the government knows about them, and there's a lot of safe areas in this world that they could begin moving the population to now, Art. But they're not doing anything. They are not. They want the major population centers wiped out so that the few that are left will be more easily controllable. Discharge. I started getting... Ci sono due punti da chiarire su questa telefonata. Il primo punto è comprendere effettivamente cosa sia successo, ossia se quella telefonata è caduta, se la linea telefonica è caduta, oppure se è stato bloccato il segnale radio. Ancora ad oggi non abbiamo di queste risposte. La seconda, e forse la più importante, è che quando questa storia si consumò, ossia più o meno un anno dopo, si presentò un ragazzo che chiamò la radio dicendo che era stato un suo scherzo, una goliardata in una notte brava. L'unico problema è che tutti coloro che ascoltarono quella telefonata, sia in diretta sia successivamente, ma soprattutto il conduttore di quella trasmissione, ossia Art Bell, sono più che convinti che non c'è un minimo di somiglianza tra la voce di chi ha smentito e la voce di chi ha chiamato quella notte.